François Hollande ha voltato pagina e ha rilasciato una dichiarazione ufficiale di separazione da Valérie Trévailleur. Secondo i ben informati dell'Eliseo, sarebbe stata la scelta giusta ed ora il presidente si sentirebbe molto più leggero e pronto per affrontare i nuovi incarichi che il suo ruolo richiede. A quanto pare, però, la riconquistata leggerezza porterà anche ad un alleggerimento economico, tanto che Hollande avrebbe confidato ad alcuni conoscenti che le donne gli sono costate care. Dopo il divorzio da Ségolène Royal, a distanza di pochi anni, dovrà soddisfare anche le richieste di Valérie, che a quanto pare si accingerebbe a chiedere un risarcimento per l'umiliazione subita. La giornalista, che aveva lasciato l'emittente TV per la quale conduceva un programma televisivo, mantenendo solo il suo lavoro di giornalista per Paris Match, senza il sostegno di Hollande dovrebbe vivere unicamente dei proventi della sua attività, ma pare che non sarà necessario. L'ex Premier Dame continuerà infatti a vivere nell'appartamento in cui viveva con Hollande prima di entrare all'Eliseo e presto potrà contare sul risarcimento per danni morali che il presidente le avrebbe accordato. C'è da scommettere che Hollande ci penserà bene prima di imbarcarsi in un'altra relazione ufficiale.